Allora, oggi siamo con questa ragazza anonima, non sappiamo chi sia. Andiamo a Punta Chiappa. Siamo a San Rocco, sopra Camogli. Andiamo a questa spiaggia, questo scoglio di Punta Chiappa, molto bello. Si potrebbe andare anche fino a San Fruttuoso, ma noi ci fermiamo oggi a questa Punta Chiappa. Facciamo un giro ad anello, rientriamo dalle batterie della Seconda Guerra Mondiale. Anche i cinghialini, dove andate? C'era a vedere se non c'era la mamma. Tanto che non ci sia la madre. San Rocco. Qui c'è il famoso panificio Maccarini, focacce top. Punta Chiappa, bisogna scendere. Dai, andiamo giù. Laggiù c'è Punta Chiappa. Adesso qua deviamo a destra per poi ritornare qui a sinistra. Nel sentiero si va giù verso Punta Chiappa. Poi quando è stato restaurato, dicevo, gli hanno applicato un compressore d'aria elettrico per cui l'omino non serviva più, però c'era una bella sfumata fluida. Le canne sono in peltro e i lastri in ebano e osso di balena. 2 chilometri. Bello qua il mare. Anche gelati. Eccola qua, Punta Chiappa. Si rientra. Ti è piaciuto? Molto. Acqua 10 d'oro. Ora saliamo di qua, andiamo nel sentiero per le batterie.
chiuso, qui porta il sentiero. No, San Rocco dal su di qua, eh. Anche batteria da su di lì. Lo so. Sì, noi bisogna salire ancora. Manufatti bellici. Casermetta comando. Batteria chiappa. Magazzino. Dopo aver visitato le batterie, adesso ci dirigiamo verso San Rocco. Non è proprio il massimo. Siamo rientrati alla fine al bivio, eh? Qua ora si ritorna verso la macchina, dai. Bella camminata, bella impicciata è stata, eh? Sì, rientro molto con questo caldo qua, più di 30 gradi, molto impegnativo. Piaciuta la camminata? Vai, siamo anche in anticipo oggi. Saluto a tutti, ciao, ciao.